La signora Esther da Soave ci scrive preoccupata del fatto che il proprio figlio, in questo periodo di chiusura dei centri sportivi e delle palestre in generale, non può più svolgere l'usuale attività motoria. Rispetto a questo, dobbiamo effettivamente sottolineare l'importanza dell'attività motoria e sportiva in generale dei bambini e dei ragazzi, essendo questo uno degli elementi fondanti di quello che è un corretto sviluppo psicomotorio del soggetto in età evolutiva. Credo che sia importante sottolineare ai bambini e ai ragazzi più grandi l'importanza di come questo debba essere un periodo che ha un inizio e una fine nel quale devono essere il più possibile preservate le buone pratiche che venivano sviluppate prima di questa pandemia e che poi auspicabilmente in tempi rapidi verranno riprese. In questo periodo di relativa pausa è però importante allo stesso modo cercare di portare avanti alcune attività, per esempio per i bambini più piccoli, cercare di incentivare comunque le attività di piccola socializzazione all'interno dei gruppi infantili, in quanto senz'altro se questa può avere una qualche situazione di potenziale rischio infettivo, è comunque, il mantenimento dell'apertura delle scuole lo sottolinea, inferiore come rischio alla positività e al valore dello stare insieme, del giocare insieme, del muoversi insieme. Viceversa, per i più grandi, dove chiamiamole le regole ormai note nel loro complesso sono quantomeno conosciute, è importante cercare di mettere in pratica, di organizzare insieme alcune situazioni che prevedono appunto un mantenimento dell'attività motoria a partire dal mattino, nella misura in cui la scuola venisse effettuata in presenza, effettuare un tragitto possibilmente a piedi, anche per i genitori questo senz'altro potrebbe essere un'occasione positiva, ma anche nei pomeriggi e nei momenti non scolastici cercare di organizzare dei periodi definiti, per esempio nella propria stanza in casa, dove ricreare delle piccole palestre, in fondo basta anche un tappeto, non è necessario tutti avere un tapis roulant, nel quale muoversi, effettuare alcuni esercizi, in sostanza mantenere un'attenzione e una pratica concreta di quell'attività motoria che fino a prima veniva effettuata in spazi e ambienti più adeguati e che ci auguriamo tra non molto possa riprendere positivamente negli stessi ambienti.